Monsignor Mario Cecchini aveva una innata spinta ad aiutare le persone, sapeva ascoltare e confortare. Lo ricorda con queste parole l'arcivescovo Piero Coccia durante i funerali da lui presieduti e svolti questo pomeriggio alle 15 nella cattedrale di San Pietro Apostolo di Senigallia. Un vescovo sorridente ed accogliente, profondamente devoto a Maria, madre di Gesù, Cecchini amava stare tra la gente e con la gente. Ordinato vescovo il 16 marzo 1986 e divenuto emerito l'8 settembre 1998, aveva lavorato intensamente per l'unificazione delle quattro diocesi di Fossombrone, Cagli e Pergola con quella di Fano. Un uomo che in forza della fede di battezzato, in forza dell'ordinazione sacerdotale ed episcopale, ha tenuto fisso di fronte ai suoi occhi l'orizzonte della risurrezione del Signore. Ed è stato questo orizzonte a condurlo, a orientarlo. Lui ha confortato tante persone, le ha confortate nel cammino della fede, teso alla risurrezione del Signore. Ha vissuto lui la sua vita personale, abbracciando le responsabilità che ha avuto nella Chiesa e anche nella società, con l'occhio fisso e il cuore diretto alla risurrezione del Signore. Positivo al Covid-19, Cecchini si è spento all'età di 87 anni per complicazioni dovute a diverse patologie pregresse lo scorso 13 gennaio presso l'Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia, dove era ricoverato da tempo. Presenti alla celebrazione delle esequie, oltre al vescovo di Fano, Armando Trasarti, al vescovo di Senigallia, Francesco Manenti, e da molti sacerdoti della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, anche il sindaco Massimo Seri. Il vescovo Mario era stato generato alla fede dalla Chiesa di Senigallia, era stato generato al sacerdozio dalla Chiesa di Senigallia ed è stato anche generato all'episcopato da questa Chiesa, dove aveva avuto anche ruoli di rilievo e di importanza. Oggi questa Chiesa, con tutto l'episcopato, con il presbiterio e con tutto il popolo di Dio, lo saluta.